Maggiore solidarietà, maggiore condivisione, la stessa esperienza di Mare Nostrum portata al governo italiano va in questa direzione. Noi siamo per la ricollocazione volontaria dei profughi per condividere con gli altri Stati membri questo peso importante legato ad un obbligo internazionale nei confronti di chi scappa da una guerra. Siamo dell'avviso che i migranti economici invece debbano essere rimpatriati, occorre rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, quelli da cui partono i barconi, ma anche quelli da cui partono i migranti. Tutto questo va fatto soltanto se la politica migratoria appartiene a una scelta concreta dell'Unione Europea. Per questo noi siamo qua, per garantire cooperazione internazionale e nel contempo dare una risposta forte ai mercanti di morte nei cui confronti le pene devono essere efficaci e dissuasive. Più che mai di una sinergia totale su una problematica che investe, come sempre è stato ribadito anche dai nostri organi e soprattutto dai nostri organi di governo, di una sinergia europea. Per quanto riguarda l'aspetto che più riguarda la direzione a cui io sono preposto, cioè il contrasto a quello che è la gestione da parte della criminalità organizzata di questi flussi migratori, indubbiamente è stato fatto qualcosa, ma si può fare sicuramente di più e sono ottimista nel dire che faremo la nostra parte con grande consapevolezza dell'importanza del momento.